Sindaco, si è chiuso il bando, l'avviso pubblico, insomma, per individuare un nuovo progetto sportivo. Chi effettivamente ha risposto presente? Gli uffici stanno ovviamente valutando tutti i termini e i tempi dell'invio delle proposte, ma dalle primissime informazioni, insomma, dai dati, è arrivata una sola proposta per entrambe le categorie, quindi due proposte di uno stesso soggetto, quindi serie D ed eccellenza, come prevede peraltro l'articolo 52 delle norme federali e come era previsto dall'avviso. Quindi attendiamo di valutare questa proposta nei tempi che saranno necessari, anche eventualmente, diciamo così, avviando un'interlocuzione, questo lo valuterà la commissione che sarà costituita tra oggi pomeriggio e domani, cercando di accelerare i tempi compatibilmente ovviamente con l'interlocuzione con la federazione, che, ricordiamolo, è l'unico soggetto deputato a dare la risposta definitiva a questo percorso. Si è defilato alla fine l'ex presidente del Chieti Mergiotti e la sua cordata, so che ha avuto anche un'interlocuzione telefonica con lei, ma evidentemente i costi per la gestione, per l'utilizzo dello stadio erano troppo onerosi per il suo gruppo. Sì, abbiamo avuto un'interlocuzione martedì mattina, come ho già annunciato, dove sono state chieste alcune informazioni. I costi dello stadio non sono definiti, non sono stabiliti in modo chiaro, se non sulla base dei parametri della convenzione. I dati che abbiamo sono quelli storici, che ovviamente sono relativi a qual è stato il costo dello stadio negli anni precedenti, però il tema dello stadio è tutto da affrontare. Io lo ribadisco, lo stadio della città di Teramo è il Bonolis, quindi questo deve essere chiaro sui costi e sulle modalità poi di interlocuzione tra quella che sarà la nuova società. Adesso attendiamo anche l'aspetto relativo al ricorso che è stato annunciato dalla società Teramo Calcio e vediamo, insomma, la sua presentazione e i tempi e i termini, ma lo stadio della città di Teramo, della squadra di riferimento della città di Teramo, deve essere il Bonolis. Poi apriremo la fase dell'interlocuzione ovviamente per la gestione dello stadio.